Quando ero piccolo volevo diventare un nuotatore. A 8 anni feci la mia prima gara. Quando sono salito sul blocco di partenza ho provato una sensazione che non avrei più provato in vita mia. Allora ho chiuso gli occhi e inspirato intensamente, sperando che quel gesto avrebbe allungato quel momento. Quando ho riaperto gli occhi i miei avversari erano partiti. Allora mi sono buttato e ho nuotato con tutte le mie forze. A metà percorso non ce la facevo più. Uno degli istruttori si è tuffato e mi ha portato in salvo. La maggior parte della gente mi stava guardando. Quel giorno mio padre mi disse che nella vita ci vuole determinazione, fortuna e coraggio. Sì. Me lo disse in macchina. Nella vita ci vuole determinazione, fortuna e coraggio. Puoi sperare che tutto vada bene. Io, se tutto andrà bene, tra poco sarò morto. Sì, ecco. Guardi, io ho dovuto sospendere il farmaco a ben 2 pazienti, eh? C'è scritto tutto. Thank you.
Pronto? Ciao! Come chiuso? Mio padre qualche volta ci portava al mare. Io mi divertivo a cercare conchiglie sulla spiaggia. Alla fine della giornata le mettevo in un sacchetto e a casa continuavo a giocare, in giardino. Ora mi sento un po' come allora. Devo cercare conchiglie. Solo che non siamo al mare. Assunto a tempo indeterminato alla Farmacell. Sì. Io voglio essere sincero con lei. Sarà molto difficile iniziare un rapporto di lavoro con la nostra società. Thank you.
Simone, ciao. Ciao. Ho trovato niente? Sì, un laboratorio di analisi per ora. E tu? Niente. Senti, ma quel veleno che mi avevi dato tempo fa è solo per topi? No. Ma vuoi far fuori gli svizzeri? No, no. Serpenti. Serpenti? Ma dove? Da te? Sì. Sì. Occhio però che mezzo cucchiaino in pochi secondi stende anche te. Ciao Simone, vieni, auguri. Ciao Paolo, grazie. Scusa, ma stanotte non ha dormito. E naturalmente nemmeno noi. Certo, Simo, però se non ti chiamo io... Tutto bene? Bene, bene. Guarda che lo so che ha chiuso. Lo sa anche tua sorella. Hai trovato qualcosa? Per adesso soltanto colloqui. Vabbè, mandami una mail, quel curriculum, vedo che posso fare. Per giovedì? Certo, certo, alle 9. Eccoci qua. Grazie. Arrivo subito. Allora, tanti auguri. Auguri. Non vai a salutare la mamma? Allora, Simone, in questo periodo noi non assumiamo, lei se ne sarà accorto, però una sua consulenza, in pratica lei dovrebbe aprire una partita IVA in modo che noi possiamo iniziare un rapporto di lavoro con lei. Certo, non possiamo assicurarle un fisso mensile, ma, come dire, un incentivo. Però lei deve raggiungere dei risultati. Tutto qui. Va bene. Tu mi caricotto. Dove vuoi tu che io vada ora? Di là, di qua, per questa via, per quell'altra. Egli è sì grande, Firenze. Io sono morto. Quanto felice sia, ciascun se vede. Chi nasce sciocco ed ogni cosa crede. Questo vostro dottore, bramando aver figliuoli, credria che un asin voli.
e qualunque altro ben posto in oblio. E solo in questo ha posto il suo disio. Cerca dove buttare l'urinale. Buio. Buio. Questa qui è la seconda canzone, o la terza, che lui ha scritto. Va bene? Ora, buio, parte l'altra musica, entra l'altro ligurio. Ciao Vincenzo. Buongiorno signore. Pronto? Ciao, sei tu quello che lasci i pupazzi in giro? Pronto? Pronto? Allora, non dici niente. Come ti chiami? No, nemmeno il mio nome, sai. Vabbè che io non so il tuo, potevi scriverlo, Francesca. Io mi chiamo Simone, piacere. Scusa, ma devo tornare al lavoro. Va bene se ci vediamo domenica? Sì, volentieri. Allora domenica ci troviamo alla stazione. Va bene. Alle 10. Va bene. Ok, domenica. Zampa da porco a sezione. Spuntato? Sì, spuntato. Fatto. Una ballerina, cioè una sega circolare. Tu sai come si fa? Con l'annesso buzzichetto dell'olio per la lubrificazione. Qui ci abbiamo la cicogna. Cicogna. Spuntato? Oh, sì, spuntato. Qui ci sono alcune punte di ricambio, casomai. Lo scalpello spuntato. Spuntato? No, no, spuntato per davvero. Senza punto, vedi? L'altro l'ho dato questa mattina a quella famosa equipe milanese. Sai, quella della gioielleria svizzera. È stata una settimana di lavoro, eh? Ci sediamo? Sì. Ti va? Sì. Beh,
Bello questo posto. Ci venivo sempre con mio padre. Tu ci sei mai venuto? No. Se ti va, ci torniamo. Sì, volentieri. Sei un tipo silenzioso. Sì. Meglio. Pensavo che volessi baciarmi. No, no. Non l'avrei mai fatto. Allora non ti piaccio? No, scusa, non volevo dire che non mi piaci. Senti, ma possiamo rivederci? Certo. Non so cucinare, per questo compro cibi già pronti surgelati. I surgelati sono affidabili, hanno sempre lo stesso gusto. Le persone dovrebbero essere come i surgelati. Una ballerina, cioè una sega circolare, sai come si chiama? Ora adesso un sigaretto dell'olio per la lubrificazione. Abbiamo la cicogna. Ecco, cicogna. Sputato così, sputato. Qui ci sono alcune punte di rilabbio, casomai. Lo scalpello. Sputato. Sputato. No, no, sputato per davvero. Senza punta. Ah, bisognerà superare la vergogna. Ma che farò? Mi lascerò persuadere a fare la comica? Vai verso il centro quando è questa cosa poco poco. Mi regolerò secondo la tavola dei commedianti. Già, per dirla, è tutto teatro. E può darsi che da cattiva musica io diventi mediocre comica. Quante mie compagne farebbero così se potessero? Meglio guadagnarsi il pane con le sue fatiche che dare occasione di mormorare. Oh, che fame!
buone. Ti piacciono? Sì. Sono contenta che ti piacciono. Se vuoi domani quando stacchi passo e ce ne andiamo a mangiare qualcosa. Magari andiamo al mare. Dicevo che se vuoi magari domani ci vediamo. Domani sono con Chiara. Ah, Chiara. Chiara? Un'amica mia. Dai, gliel'avevo promesso. Va bene. Salve, potrei parlare con la contabilità? Attende in linea. Grazie. Pronto? Buongiorno, sono Simone Conforti. Volevo sapere se la mia fattura è stata pagata. A chi è intestata? L'intestazione è a Simone Conforti. Un attimo, controllo. Grazie. La sua fattura sarà in pagamento il prossimo mese. Buongiorno. Buongiorno. Sì, questo va bene. Prendo un pacchetto. Grazie. Posso pagare con la carta di credito? Certo. Codice e poi sì. Thank you.
Ciao. Ciao amore, che fai? Niente, guardavo la TV. Come andata oggi? Bene, siamo stati in giro per negozi. Hai trovato qualcosa? Sì, ma aspetto i saldi. Domani vado a Firenze, ti ricordi? Sì, certo. Poi ci sentiamo nel pomeriggio. Vado a dormire, amore, sono stanchissima. Buonanotte. Probabilmente è stato solo stress. Può capitare. Ma è meglio fare degli accertamenti. Pronto? Bene. Scusa, ma ho pochissimo tempo. Tu quando torni? Domani. Che c'è? Non puoi parlare? No, non posso. Va bene, dai, allora ci sentiamo quando hai finito. Ora scappo, amore. Che esco con Chiara, ok? Ciao, ciao. Ciao. Quello che ci accade non possiamo né prevederlo né cambiarlo.
Possiamo solamente aspettare e sperare che si aggiusti tutto. Sì, forse è meglio aspettare e sperare che si aggiusti tutto. Simone, le analisi sono tutte negative, puoi stare tranquilla. Grazie. Mentre mangi il cosa c'è? Proprio la sedia che sta qua, quella che troverai dietro il recinto, tu salirai poi dopo sulla sedia. Volete famelo caso, lo famelo caso, lo fame della gente, tutti vanno via cantando, tu da qua cominci muto poi, comunque a declamare i tuoi versi per il provino che ti viene, che ti aspetta. E infatti io insieme a Giorgio lo dirò, guarda il poeta che sta lì che ci prova. Sì, sì, le abbiamo finite. E a proposito, auguri. Grazie, ti sei ricordato. Allora domani festeggiamo, andiamo a cena. Va bene. Che bello, ci sentiamo domani. Buonanotte. Notte. Ciao Dormiglione. Senti, ti ho chiamato per sapere se puoi venire a stare un'ora con mamma. Mamma, no, devo lavorare. Simone, che vuol dire devo lavorare? No, non ho capito, io mi sacrifico 24 ore su 24 e tu non puoi venire un'ora a stare a casa con nostra madre? Va bene, va bene. A che ora devo venire? Alle 9. Grazie, ciao. Ciao Simone. Ciao. Senti, io vado allora. Sì. Per qualsiasi cosa mi chiami? Va bene. Grazie. Ciao. Ciao.
Sì, è sempre così. E com'è andata oggi? Al lavoro? Un po' stressante. Però non ci voglio pensare. Per me. No. Ti piace? Che bello. Grazie. Grazie, amore. Pronto? Ciao. Simone. Scusa, volevo sapere quando c'erano le prove. Giovedì, come sempre. Ehi, tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Ci vediamo giovedì allora. Sì, ciao. Il signor Lelio e la signora Eleonora suppliscono a due persone che erano necessarie. Chissà se saranno buoni da recitare. Chissà se saranno buoni da recitare. Li proverete. Oh, beh. Poi converrà sapere. Poi converrà sapere. Osservare il loro modo di vivere. E osservare il loro modo di vivere. Sapete perché sapete bene che io. Soprattutto fo capitale. Soprattutto fo capitale. Della quiete. Della quiete nella mia compagnia. Ah,
Che stimo! Più un personaggio, più un personaggio di buoni costumi. Di buoni costumi. Più un bravo comico che sia torbido e di maltalento. Che è un bravo comico che sia torbido e di maltalento. La buona armonia fra compagni contribuisce al buon esito delle commedie. Osservate il signor Lelio che prova. Medita qualche cosa per far prova della sua abilità. Che medita qualcosa per far prova della sua abilità. Fatemi il piacere, andate a chiamare la signora Eleonora. Amore, entriamo. Mi aspetto tu. Timo. Che c'è? È la prima volta che ti succede? No. E non me l'hai mai detto? Perché? Perché non me l'hai mai detto? Non merito di saperlo. Non ti fidi di me? Cazzo, stiamo insieme. Tu non ti fidi di me? Tu ti fideresti di una bugiarda? Io. Simone, ma tu mi ami? Sì o no? Mi ami, sì o no? Thank you.
Quando mio padre si ammalò, mia madre ci portò in un negozio di giocattoli. Mia sorella scelse un cane di pezza e io presi un gioco in scatola per imparare a fare il mago. Ogni tanto facevo vedere a mio padre i trucchi che imparavo. Mio padre dal letto mi guardava divertito. Poi mia madre mi mandava sempre via dalla stanza. Non credeva nella magia, almeno nella mia. Perché ogni tanto mia madre faceva venire delle persone a pregare per mio padre e gli facevano bere acqua da una madonnina di plastica. Dopo qualche giorno mio padre morì. La buona armonia fra compagni contribuisce al buon esito delle commedie. Che devo fare? Osservate il signor Lelio. Sì, ma Lelio dove sta? Simone, dove cazzo sta? Simone! Paolo! Paolo! Mi fai la cortesia di cercare Simone? Non dormi. Non riesco a prendere sonno. Come sono andate le prove? Bene. Sì, bene, solo che Simone non è venuto. Ho anche provato a chiamare, ma non risponde. Sarà per il quadro. Tu quant'è che non lo senti? Parecchio. Domani riprovo a chiamare. Thank you.
Ce l'hai ancora le chiavi di casa di Simone? Sì, perché? Le grande, chi muore di fame no ga, solo fame no ga, solo fame. Te sogni, te vedi, te pensi, una strana sfida culenta. Ti siete vogliate cadasce, che ti viene ai denti, ma la pancia la cigola, la c'è rivolto là. Le buone le fa la balolle, se strinse le teciama. La fame. Le sogni, te vedi, te pensi, le grande. Chi muore di fame non ga, solo fame. Pronto? Ciao Simone. Ciao Paolo. Senti, per domani che facciamo? Passo io da te alle 11. Sì, va bene. Bene, allora domani. Ciao. Ciao. È sempre lì. La risposta è sì. La risposta è sempre sì.
Buongiorno. Simone! Ho deciso di tenere un diario. Mi è sempre piaciuto scrivere, ma non voglio far leggere agli altri quello che scrivo. Oggi sono tornato a mangiare dove lavora una ragazza che mi piace. Le ho fatto delle foto di nascosto. Una volta al mese vado dal parrucchiere. Di solito il giovedì, c'è meno gente. Oggi non ho voglia di lavorare. Mi prendo il pomeriggio libero. Torno a casa e compro il regalo a Francesca. Così per il suo compleanno la porto fuori e gli faccio una bella sorpresa. Francesca è una bugiarda. Si vede con un altro. Non mi sento bene. Dovrei dirlo a Paolo. Oi. Non vieni a letto? Avanti. Dottore, le dimissioni di oggi.
Grazie. A lei. Un caffè per cortesia. Scusa, Francesca. Come? Tu sei Francesca? No, io non mi chiamo Francesca. Non sei tu questa ragazza? Sì. Perché non hai la foto? Il telefono di Simone. E chi è Simone? Simone. Simone chi? Tu non uscivi con Simone. Io. Lei è pazzo.